Perché l'Istituto Robert Kennedy è la scuola che fa per te. Perché trovi competenza, accoglienza ed assistenza per renderti competitivo nel mondo del lavoro. L'Istituto Robert Kennedy, oltre alla formazione curriculare per i vari indirizzi scolastici, ti offre l'opportunità di effettuare stage presso ditte specializzate e visite d'approfondimento su tematiche didattiche. www.istitutokennedy.net. La scuola che fa per te. Mi chiamo Maria Teresa Nappo e frequento la terza M musicale. Mi chiamo Mattia Innocenzo e frequento il terzo anno del liceo musicale. Mi chiamo Alfredo Boccagna e pure io. Mi chiamo Manin Federico. Mi chiamo Gerarda De Rosa. Ci vengo da Pompei. Lui da Serre. Io Ciffoni Valepiano. Sono Gabriele Marciano, vengo da Cava. Mi chiamo Vittorio Esposito, vengo da Agropoli. Mi chiamo Mario Montani. Mi chiamo Daniele De Rosa. Alfonso Matrone. Mi chiamo Andrea Tedesco, vengo da Ciffoni Valepiana. Sono Matteo Matrone. Scoppettalo Renzo, vengo da Nocera. Che cosa pensi di questi 3 giorni della creatività? Penso che siano 3 giorni per dissociare un po' le lezioni da quello che è la creatività, cioè ad imparare qualcosa di nuovo, qualcosa che ci faccia anche crescere, convivere con altre persone, imparare cose nuove. Spero che queste 3 giornate mi diano qualcosa di nuovo, proprio come questo evento che sta accadendo ora, il Web TV, che fino ad ora non sapevo manco che cosa fosse, che esistesse. Credo che siano delle giornate molto utili, anche perché fino ad ora non le avevamo mai fatte. Penso che questi 3 giorni siano molto importanti perché facciamo qualcosa di diverso, soprattutto perché non ci sono delle lezioni prestabilite. Sono molto importanti perché i giovani possono esprimere le proprie opinioni, soprattutto possono dire che cosa è veramente importante per loro, quindi spiegare un poco ai professori che cosa è veramente importante per noi o almeno qual è il nostro pensiero. Credo che sia un'esperienza molto utile sul campo formativo. Questa esperienza potrà portarci a conoscere nuove materie, nuovi ambiti. Secondo me è una cosa utile, è una forma di esperienza, anche perché qui non ne capitano mai di queste cose, quindi non è una perdita di tempo. Penso che sia, diciamo, una buona iniziativa. Io penso che sia una cosa inutile. Perché, cioè, perdiamo solo tempo. Vabbè, anche io penso che, cioè, non è inutile, però non l'ho mai fatta. Quindi vedremo. Penso che sia un'opportunità molto utile, che ci aiuti pure a farci aprire nuove prospettive per quanto riguarda il nostro ambito pure. Beh, allora, questi 3 giorni hanno, diciamo, 2 lati. Il primo è positivo perché ci approcciamo, diciamo, a nuovi fattori, tipo il tuo, il web, come si chiama? È la prima volta che lo sento, quindi perdonami. E il secondo, diciamo, è negativo perché comunque perdiamo 3 giorni di scuola, perché se questi giorni non sono affrontati in maniera buona sono totalmente inutili e perdiamo solamente tempo. Non serve a niente queste cose, serve solo per perdere tempo. Ad esempio, io stamattina avevo mal di testa, venendo a scuola, mamma ha passato mal di testa, sto facendo niente stamattina. E quindi mi sto riposando un poco, quindi una settimana per riposarci, così, staccare un po' la spina. Creare appunto una diversificazione di attività, però con i dovuti presupposti, nel senso che in molte classi per esempio ci sono delle insufficienze, no? E anche se sono 3 giornate, possono essere 15 ore, contano molto per esempio anche per noi e possono essere occasione di ulteriore recupero. Il tuo professore preferito? Il professore preferito di strumento si chiama Matteo Scandone, ha insegnato a noi. A me è simpatico il professore di fisica, solo che non ricordo come si chiama, che è venuto da... Marco Pusciniello. Guido Corvino. Potrei dire che il mio professore preferito è il mio professore di armonia e composizione, che è Michele Carasia. Potrei dire che il mio professore preferito sarebbe il mio professore di strumento, cioè il mio professore Guido Pagliano. C'è un artista musicale che preferisci di più? Posso menzionare Franz Schubert, oppure Mozart. Ce ne sono molti. Soprattutto Michel Camilo e Circo Rea, che sono artisti di musica latina, diciamo.
Consiglieresti ad un ragazzo di terza media di iscriversi nella tua scuola? Diciamo di sì, qui nella nostra scuola indirizzi specifici come coreutico, musicale sono diciamo i migliori, cioè in questa zona, nella Campania ma anche diciamo nel sud Italia. Penso che l'Alfano Prima valga anche come struttura, come edilizia, diciamo organizzazione si potrebbe fare di meglio. E qui abbiamo persone che vengono anche da altre province addirittura. Consiglierei questo istituto, però sotto il piano organizzativo si potrebbe fare molto meglio. Non consiglierei uno delle medie di venire. Dipende da che indirizzo vuole scegliere. Se vuole scegliere un musicale o un coreutico, cioè sinceramente io lo consiglierei. Questa scuola è organizzata bene sul piano formativo, ma forse migliorerei le ore di strumento con un'integrazione per poter partecipare ancora di più allo studio degli strumenti musicali. Credo che le cose più importanti che ci offre questa scuola da un punto di vista siano soprattutto l'insegnamento musicale, però la mattina l'organizzazione non è che non sia buona, però non viene dato molto valore anche a altre materie che secondo me sono comunque molto importanti, per esempio la storia dell'arte, l'italiano. Anche il fatto che per esempio rimaniamo di pomeriggio a scuola impedisce comunque ai professori di insegnare in modo giusto queste materie. Progetti per il dopo diploma. Per noi l'università è il conservatorio, secondo il mio pensiero, dopo il quinto anno dell'Alfano vorrei proseguire agli studi del conservatorio. E beh, poi quello che capita, capita. Si sogna sempre di diventare qualcuno, vabbè, questo è un sogno di tutti i musicisti e di qualsiasi... Di tutti noi. Sì, anche secondo me, cioè, anche io voglio fare il conservatorio dopo il liceo e si spera di continuare gli studi musicali. Ovvio, bisogna avere la nostra collaborazione. Grazie. Ciao!